Cari concittadini, abbiamo esaminato con attenzione i dati che ci sono pervenuti dall'ASL, con l'aggiornamento ultimo appunto a questa mattina. Allora, su Montevarchi abbiamo registrato 64 casi positivi. Di questi 64, il 90% dei casi proviene dall'ambito sanitario. Questa è testimonianza di quanto detto in questo ultimo mese, dove era prioritario fare i tamponi per mettere in sicurezza, individuare, mettere in sicurezza gli operatori degli ospedali, dell'RSA e dei distretti e con loro i pazienti e i familiari. Questo sappiamo purtroppo che non è stato fatto. Allora, ad oggi, entrato nel dettaglio, abbiamo su 64 soggetti positivi a Montevarchi, 36 provenienti dall'RSA, 28 in ambito legato a cittadini che provengono da fuori la struttura dell'ASP. Di questi 28 cittadini, 20 provengono sempre da casi positivi legati al sanitario, quindi ci sono 13 operatori sanitari e 7 dei loro familiari. Quindi abbiamo su 64 concittadini affetti da Covid-19, 56 casi provenienti dagli ambiti sanitari, contro 8 cittadini che provengono da realtà lavorative e sociali che esulano da questo. Questo per farvi capire quanto è fondamentale, lo ripetiamo ancora una volta, quanto sia mancata una prevenzione nell'ambito sanitario, perché la maggior parte dei cittadini ammalati di Covid a Montevarchi, più del 90%, è legata all'ambito sanitario. Per entrare nel dettaglio della casa di riposo, è bene che sappiate che in seguito all'esposto che ho fatto appena si è verificato il primo caso positivo di un operatore, che non c'era stato segnalato in precedenza, sono stati fatti dei controlli dall'ASL, dai controlli è emerso appunto quello che dichiaravo, ovvero che non c'erano le condizioni idonee per la gestione soprattutto dei casi Covid, ma anche di una gestione corretta della separazione tra casi Covid e non Covid. Questo quindi ha portato l'ASL a prendere in carico i casi positivi che erano presenti nel nucleo centro della nostra struttura. 11 di questi ospiti sono stati trasferiti in una struttura sanitaria adeguata per essere seguiti con le migliori cure, 12 di loro sono stati invece portati in ospedale. Sono rimasti invece dentro la nostra struttura 7 casi positivi, in questo momento trasferiti nella zona dell'area centro dove c'erano prima i casi Covid, in attesa che l'ASL, coerentemente con quanto fatto, venga e porti via anche loro affinché possano essere trasferiti o in una struttura sanitaria adeguata oppure in ospedale. Purtroppo ieri sera abbiamo registrato il primo caso di Covid di una signora appunto che era nostra ospite dell'RSA e che purtroppo è deceduta. Quindi attualmente abbiamo dentro la struttura, come detto, 30 casi positivi. Ne restano 32, di 32 ospiti sono stati individuati altri 5 soggetti con sintomi sospetti, ai quali sono stati fatti i tamponi ieri, ma ad oggi ancora non abbiamo risposta. E gli altri 20 invece, che in precedenza erano risultati non positivi, non sono stati sottoposti a tampone. Questo vuol dire che dopo la prima indagine fatta dentro appunto all'RSA per quanto riguarda l'ambito degli ospiti, i primi tamponi sono stati fatti, si ricorda, il 29 e il 30 marzo a seguito del primo caso positivo dell'operatore, non sono più stati fatti i tamponi, sono stati fatti soltanto tra la mattina di Pasqua e oggi a seguito di segnalazioni per stati febbrili riscontrati dall'ASL durante i controlli. È stato fatto a tutti invece il test sierologico l'8 di aprile, ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Per quanto riguarda invece la condizione degli operatori, abbiamo già segnalato oltre ai 13 risultati i primi di aprile positivi, sono rimasti 45 operatori, 5 sono in malattia, alcuni di questi appunto in attesa di tampone per capire se la malattia è legata al Covid o meno. Gli altri 40 sono stati sottoposti anch'essi a tampone giovedì scorso e ancora non hanno ricevuto risposta. Qui vuol dire che si continua ad avere dentro la struttura degli operatori sanitari,
dove a distanza di quasi una settimana non hanno avuto risposta del tampone, quindi potrebbero essere positivi e stanno continuando a lavorare e quindi a rischio contagio sia tra di loro che con i nostri ospiti che si trovano appunto attualmente nella struttura. Io sinceramente sono fortemente disarmata per una gestione che non permette di avere un'indagine sulle condizioni di salute degli operatori e degli ospiti tempestiva. Qui era necessario un intervento di tamponi regolare fatto a tutti i degenti e a tutti gli operatori, come è stato promesso, invece si continua a farlo soltanto in base alle segnalazioni di stati febbrili. Questo vuol dire intervenire quando ormai è troppo tardi e si continua ad avere risposte a tampone addirittura a distanza di una settimana o risposte appunto che non sono mai pervenute e quindi si continua a far lavorare gli operatori senza sapere né che condizione sono, quindi con il rischio di contagiare i loro familiari, ma con il rischio di continuare a contagiare poi gli ospiti che sono presenti dentro all'RSA. Questo che è il dato di fatto e si è riscontrato purtroppo per quanto riguarda la nostra struttura, dove appunto inevitabilmente il virus è stato portato dall'esterno e si è propagato per mancanza di controlli.